Buonasera a tutti. Oggi Geo ci porta negli Stati Uniti per una carrellata sui serpenti di questo continente. E in particolare avremo in primo piano i crotali, i temibili serpenti a sonagli. Poi andremo in Africa, in Namibia, a visitare un centro di ripopolamento dove sono particolarmente sviluppate e praticate le tecniche di alimentazione artificiale per i cuccioli degli animali selvaggi. Forse ci sono veramente poche cose che hanno accomunato indiani del Nord America e i coloni europei occidentali che volevano sottrargli il territorio. Tra queste poche cose c'è sicuramente il rispetto, la considerazione per il serpente a sonagli. Ho detto rispetto e non solo paura, perché il serpente a sonagli è entrato nelle culture di questi due popoli. Gli indiani lo conoscevano da sempre. Nel sud-ovest gli Hopi lo consideravano come il portavoce agli dei delle loro richieste di acqua per i campi. E c'era una famosa cerimonia, la danza del serpente a sonagli, che diventava una manifestazione quasi orgiastica, misteriosa, dove dei sacerdoti portavano in bocca dei serpenti fino a gettarli in processione dentro delle caverne, dei canyon. Gli occidentali invece lo incontrano, lo scoprono alla fine del Cinquecento, lo credono parente delle vipere, ma come si scoprirà piuttosto tardi, tra l'altro, in realtà il serpente a sonagli ha degli organi sensoriali e delle caratteristiche molto particolari, diversi da quelle delle vipere. Fino al 1777, poi, quando i coloni inglesi si ribellarono alla madre patria, il serpente a sonagli acquista un nuovo ruolo per gli europei di America. Va a finire sulle loro bandiere. Sì, prima delle stelle e delle strisce, gli stati indipendenti e ribelli degli Stati Uniti mettono come emblema sulle loro bandiere un serpente con i 13 cerchi degli anelli a simboleggiare le 13 colonie ribelli e un motto, non calpestatemi, che naturalmente vale ancora oggi la pena di rispettare, ma incontriamolo nel suo ambiente e nelle sue abitudini, il nostro serpente a sonagli. Le giungle dell'Africa e dell'Asia sono note per i serpenti mortali che vi si nascondono, ma per quanto gli americani non se ne vantino, il più straordinario di tutti i serpenti velenosi vive forse negli Stati Uniti. Il serpente a sonagli, la personificazione del suono del pericolo. Questi serpenti si ritrovano in molti miti fantastici, favole per bambini e paure soprannaturali, più di qualsiasi altro animale americano. E in effetti il serpente a sonagli è impressionante, dotato di sensi e capacità pressoché unici nel mondo animale. I primi europei reagirono con meraviglia e sorpresa alle storie del serpente con un campanello sulla coda, perché in realtà i serpenti a sonagli si trovano solo nel mondo nuovo. Si ritiene che provengano dalle aride lande dell'America sud-occidentale e dal Messico. Le colline rocciose dell'Arizona meridionale sono ancora una roccaforte del serpente a sonagli più conosciuto degli Stati Uniti, detto Western Diamondback. A causa della sua taglia e per l'inclinazione a colpire fulmineamente, esso è ritenuto uno dei serpenti più pericolosi del mondo. Per quanto molti serpenti vengano facilmente messi in fuga, non si conoscono molti modi per spaventare questo baldo e aggressivo tipo di serpente a sonagli. Quando incontra un potenziale pericolo, come quello rappresentato da questi coati, esso spesso non si dà alla fuga, ma si arrotola su se stesso assumendo la tipica posizione a spirale. La rapida vibrazione della coda fa suonare nella maniera caratteristica i segmenti ossei mobili del serpente. Anche la lingua biforcuta è uno dei mezzi con cui fa capire che sta per attaccare. Nonostante la sua apparenza molto minacciosa, essa è in effetti soltanto uno dei suoi più importanti organi di senso. Protesa grazie ad una particolare conformazione della mandibola, permette di captare tracce anche infinitesimali presenti nell'aria che vengono inviate ad un organo situato sul palato che provvede ad analizzarle. Al contrario, la vista non è troppo acuta nel serpente a sonagli,
a cui però viene in aiuto un altro organo molto particolare, che è stato spesso considerato un vero e proprio sesto senso. In un profondo foro sotto le narici sono situati dei nervi sensibili al calore, che consentono al serpente di rilevare la presenza di una preda a sangue caldo. Si suppone che quest'organo sia stato sviluppato solo di recente e i serpenti, che ne sono forniti, appartengono alla famiglia dei crotalidi. Se un nemico è tanto ingenuo da avvicinarsi nonostante questo avvertimento, il serpente mima un attacco con velocità impressionante. È sufficiente per intimidire questo coati. L'attacco del serpente a sonagli è molto più veloce di quello del cobra e le manguste che hanno avuto a che fare con esso non se la sono vista bella. In genere i serpenti a sonagli si sentono prima di essere visti, ma se vengono sorpresi o spaventati possono mordere immediatamente senza attivare i sonagli. Possono procedere in vari modi. Con questo metodo a serpentina, il rettile sfrutta ogni asperità del terreno per spingersi in avanti. Topi e ratti costituiscono il pasto principale della maggior parte dei serpenti a sonagli. Per catturare la preda, il serpente si posiziona semplicemente vicino alle loro tane e aspetta, saggiando costantemente l'aria con la lingua. Se la preda non entra nel suo raggio d'azione, il serpente in caccia può cercare di avvicinarsi. La loro forma è molto adatta a scandagliare rifugi e tane dove fanno molto affidamento sul loro foro sensibile al calore. Entro un raggio di circa 60 centimetri, questi fori possono rilevare una differenza di temperatura di 5 millesimi di grado. Particolarmente utili di notte, i fori agiscono come un sistema di ricerca automatica che consente al serpente di colpire accuratamente anche al buio. Per loro sfortuna, alcuni roditori dalla vista corta non si accorgono del pericolo. Spesso i serpenti mollano la presa dopo aver inoculato il veleno. Probabilmente questo aiuta il serpente ad evitare di essere ferito nella lotta prima che il veleno faccia effetto. Ci possono volere alcuni minuti perché il topo soccomba, ma di solito il serpente non lo insegue, come se sapesse che tanto non andrà lontano. Questo non è uno sbadiglio. Spesso i serpenti velenosi allargano le mascelle anticipando i piaceri del pasto. Dopo alcuni minuti, il serpente a sonagli è pronto a rintracciare la sua preda. Ancora una volta non fa affidamento sulla vista, ma usa la sensibile lingua nonché il senso dell'odorato per seguire la traccia lasciata dall'animale morente. Sebbene il topo ferito sembri ormai innocuo, potrebbe ancora mordere. I serpenti a sonagli in genere sono molto cauti e questo esemplare preferisce infatti attendere ancora. I serpenti non iniziano a mangiare finché la preda non ha smesso di muoversi. Muovendo separatamente le due parti delle mascelle, il serpente procede come camminando intorno alla sua vittima. Tenute insieme soltanto da dei legamenti flessibili, le ossa delle mascelle possono allargarsi notevolmente, permettendo così al rettile di ingoiare una preda molto più grande del suo stesso diametro. La manovra può durare mezz'ora e più. Nella maggior parte degli animali, un'ostruzione prolungata della gola impedirebbe la respirazione, ma il serpente è in grado di allargare la trachea in modo da rifornirsi ugualmente di aria fresca. Dopo il pasto, le mascelle in genere vengono subito rimesse in sede. A seguito di un pasto abbondante, i serpenti a sonagli possono aspettare anche 2 settimane prima di rimettersi in caccia. Nonostante la loro formidabile natura, possono diventare preda a loro volta e tra i loro nemici possiamo annoverare il tasso. Questi abitanti onnivori della prateria e del deserto passano molto del loro tempo scavando in cerca di scoiattoli ed altri roditori. Essendo in competizione per lo stesso cibo, i serpenti a sonagli e i tassi spesso si incontrano in tane sotterranee, dove le basse temperature rallentano troppo i riflessi del serpente perché esibiscano una difesa efficace. Ma all'aperto il tasso potrebbe trovarsi in difficoltà. Sebbene non sia immune al veleno, la folta pelliccia del tasso e la sua spessa pelle lo hanno finora protetto da morsi seri. Confidando su una notevole resistenza più che sulla velocità, il tasso continua a tornare all'attacco.
Dopo averlo colpito per vari minuti ma senza effetto, l'esausto rettile non può più evitarlo. Scosso violentemente, il serpente viene facilmente ucciso dai morsi delle potenti mascelle. Dopo averne mangiata una parte, il tasso istintivamente comincia a scavare per sotterrare i resti con cui pasteggerà in un secondo tempo. Poiché il loro attacco non sempre è sufficiente a proteggerli, i serpenti a sonagli hanno sviluppato altri mezzi di difesa. Non è un caso che il colore di questo serpente a sonagli del grande bacino si confonda tanto con l'ambiente circostante. Contano molto sul mimetismo e, come la maggior parte dei serpenti meno veloci, mostrano schemi che tendono ad interrompere i contorni della loro figura. Sono riusciti a sviluppare una notevole varietà di adattamenti cromatici per confondersi sui vari tipi di terreno nelle vaste regioni dell'West. Pressoché identico al serpente a sonagli del grande bacino, questa sottospecie si trova solo tra le rossicce pietre sabbiose nei pressi del Grand Canyon. Si ritiene che la selezione naturale abbia operato affinché avvenisse questo adattamento, in quanto i grossi serpenti che non si mimetizzano costituiscono un facile bersaglio per i predatori dalla vista acuta come l'aquila reale. Nelle zone di montagna, il colore dei serpenti a sonagli può variare in base alla quota, inducendo la gente a credere nella presenza di diverse specie nella zona. Alcuni serpenti a sonagli si sono adattati a vivere a un'altitudine di oltre 3.000 metri. Queste varietà sono di solito più scure e più piccole della norma. Questo Crotalo willardi è una delle specie più rare presenti negli Stati Uniti. I serpenti a sonagli di montagna basano la loro dieta principalmente sulle lucertole, ma sono in grado di catturare anche piccoli mammiferi, laddove ve ne sia l'opportunità. Malgrado tutte le leggende al riguardo, non possono ipnotizzare la loro preda, né hanno bisogno di farlo. La sostanza iniettata da uno di questi serpenti non è solo un veleno. In realtà è un composto che facilita tra l'altro il processo di digestione, che in effetti inizia ancora prima che la vittima venga ingoiata. Non potendo masticare o fare a pezzi la preda, deve ingoiarla intera, solitamente iniziando dalla testa. Questo metodo può impressionare, ma di fatto questi animali sono molto meno feroci della maggior parte dei predatori. Sebbene si siano evoluti recentemente, si sono diffusi in quasi tutti i tipi di habitat e si sono diversificati in oltre 30 specie. Una delle forme più adattabili è il serpente a sonagli della prateria. Poiché si trova in tutto l'Ovest americano, dal Canada al Messico, questo rettile è responsabile più di ogni altro di attacchi all'uomo e al suo bestiame. Questo esemplare si sta ora preparando a cambiare pelle. Durante la crescita, infatti, questa non segue lo sviluppo del corpo e deve essere quindi mutata periodicamente. Dopo aver lacerato la vecchia pelle sfregandosi contro qualsiasi oggetto utile, il rettile sembra quasi nuotarne fuori. Quasi tutti i rettili mutano la pelle, ma soltanto i serpenti la lasciano pressoché intatta dietro di sé. Nei serpenti a sonagli, ogni muta aggiunge un anello alla coda, e questo ha dato vita alla leggenda secondo la quale l'età di un serpente è uguale al numero degli anelli della sua coda. Che tutto questo non abbia una base scientifica è dimostrato dal fatto che possono verificarsi anche 4 mute in un anno. Dopo la muta, sono particolarmente attivi e affamati. Durante la fase di ricerca della preda, i grossi serpenti, come per l'appunto quelli a sonagli, usano spesso un metodo diverso dal solito per muoversi e che si chiama locomozione a fisarmonica. Con questo sistema contrae alternativamente le piastre presenti sul ventre e, grazie all'utilizzo delle asperità del terreno, il rettile si spinge in avanti, così come fanno di solito i lombrichi. Sulle superfici lisce o sabbiose, i serpenti a sonagli hanno invece sviluppato un diverso metodo di locomozione. Queste strane tracce sono state lasciate da un sidewinder o serpente a sonagli cornuto. Alzandosi e ruotando alternativamente,
Questa specie può muoversi agevolmente su superfici impossibili per altri serpenti. In caso di pericolo, il Sidewinder può muoversi ad una velocità di quasi 5 km orari, più veloce quindi di qualsiasi serpente a sonagli. Le pronunciate protuberanze di questa specie, si pensa, servano a proteggere gli occhi dall'azione abrasiva della sabbia, anche se la cosa non è stata ancora accertata definitivamente. I serpenti a sonagli non si riproducono con le uova, ma partoriscono i loro piccoli già vivi. Alla nascita, grazie alla presenza di un solo anello osseo sulla coda, i nuovi arrivati sono silenziosi come tutti gli altri serpenti e, come abbiamo visto, ci vorranno parecchie mute perché il sonaglio cominci a diventare tale. Dopo qualche tentennamento iniziale, i movimenti diventano quasi subito fluidi e in breve l'addestramento sembra essere già concluso. Questi piccoli nascono già completi di denti e di veleno, ma le loro bocche a questo stadio sono troppo piccole per mordere prede più grandi degli insetti. In ogni caso, anche un Sidewinder adulto è raramente in grado di inoculare veleno sufficiente per uccidere un uomo. Al contrario del crotalo adamanteo, che vive nella zona compresa tra la Florida e il sud-est degli Stati Uniti, che con un solo morso inietta più veleno di qualsiasi altro serpente al mondo. Il veleno in realtà è un composto di oltre 10 diversi componenti e varia talmente che l'antidoto al morso di una particolare specie di serpenti a sonagli potrebbe non essere efficace con un'altra specie. Di solito agisce solo sul sistema circolatorio, ma il morso di questo cascavel, Crotalus durissus, del Sud America, agisce anche sul sistema nervoso, proprio come il veleno del cobra. Dai colori brillanti, degni quasi dei caratteristici vestiti indiani, il serpente corallo è tra i più belli di tutti i rettili e anche uno dei più letali. Questi lontani parenti del cobra sono di solito lunghi circa un metro e vivono nella parte sud-orientale degli Stati Uniti e in quasi tutta l'America centrale. Anche se il loro numero non è certo scarso, non è facile vederli, perché passano la maggior parte del loro tempo in caccia di piccoli rettili che costituiscono la loro dieta. Timidi e di solito inoffensivi, i serpenti corallo vengono spesso presi per una specie innocua. Infatti, solo un comportamento particolarmente maldestro o provocatorio può indurli ad attaccare, e anche in quel caso non è raro che abbiano dei problemi a forare la pelle del malcapitato con i loro dentini. La sostanza da loro inoculata è 4 volte più letale del veleno del crotalo adamanteo, e anche una quantità molto piccola potrebbe rivelarsi fatale solo in poche ore. I loro colori brillanti si pensa agiscano da avvertimento per gli altri predatori e sono anche stati imitati da altre specie di serpenti. Questo infatti non è un serpente corallo, ma uno dei suoi migliori imitatori, il serpente reale rosso. Vivendo nelle stesse zone e avendo le stesse abitudini, voi capirete facilmente perché sono così difficili da distinguere, se non per l'accoppiamento di certi colori, che nel caso del serpente reale rosso è rosso-nero, mentre è nero-giallo nel caso del serpente corallo. Si consiglia comunque sempre una certa attenzione, perché almeno per un rappresentante della famiglia del serpente reale rosso, anche questa sottile differenza viene meno. Le terre umide degli Stati Uniti sud-orientali sono l'habitat di un'altra specie di pericolosi serpenti velenosi, il mocassino acquatico. Thank you.
In caso di scarsità di prede, questi rettili si arrampicano anche sugli alberi alla ricerca di uova d'uccello. Si nutrono comunque anche di roditori, ma la loro dieta è di solito a base di rane, pesci e di piccoli serpentelli acquatici. Il veleno agisce più lentamente su queste creature a sangue freddo ed è interessante notare come il mocassino non molli la preda dopo il morso per evitare che questa si rifugi in acqua dove sarebbe più difficile recuperarla. Di solito attivi per tutto l'anno nelle zone più settentrionali, questa specie cade in quello che definiremmo un letargo di gruppo come i serpenti a sonagli. Ogni autunno, infatti, questi ed altri rettili della loro specie si raggruppano per cadere in letargo in un impressionante groviglio di corpi. In situazioni del genere, anche un gruppo di un centinaio di serpenti a sonagli radunati insieme potrebbe essere considerato normale. Non si sa ancora in base a quale criterio essi scelgano i loro rifugi, ma in ogni caso gli uomini approfittano spesso della situazione per farne strage. Anche se il risultato di tali azioni è un abnorme sviluppo di roditori, il cui nutrimento avviene ai danni dell'agricoltura, è difficile che l'uomo arriverà mai a guardare con simpatia questi straordinari animali. La nostra avversione per qualsiasi cosa strisci è infatti molto profonda perché ci si possa render conto che anche i serpenti velenosi svolgono un ruolo vitale nel magnifico progetto della natura.